fa? Ma adesso io faccio il vino spazzino. Anche! Non andarci, siamo con Ghibi di nuovo, però non saremmo noi di entrare di nuovo, perché non abbiamo un tetto dove andare a abitare. Noi siamo, abbiamo aperto queste case perché erano sporchi, pieni di cacca delle colombe. Li abbiamo puliti, contrapuliti, ora sono pulite, raffinate. E allora qui noto, dopo sei mesi ne volessi stare fuori a nuoto, l'ha caputo. Che vuole che c'è chi hanno tutte cose buone. Io starò qua così come è. Digli come hanno fatto stamattina. Cosa hanno fatto stamattina? Cosa è successo stamattina? Allora, stamattina sono entrati senza avere pietà di nessuno. Perché non hanno avuto pietà di nessuno. Spingere le persone con bambini. Cioè, e buttarci fuori come bollezze. No, non è giusto. Noi quello che vogliamo sarà questo solo. Che oltre di qua non ci muoviamo. Finché un coinoto onora una casa. A tutti. A tutti. Ma stamattina comunque all'alba è successo che sono arrivati le forze dell'ordine, tra l'altro sono arrivati anche i carabinieri, finanzieri, dico, secondo me non è un modo per cercare di fare uno sgombero così. Dico, io parlo amichevolmente come responsabile territoriale di Roma Palermo, parliamo di persone che sono disagiati, persone che per necessità hanno occupato un palazzo privato, per carità. Io non lo metto in dubbio che loro sono in torto, però il problema è che il sostegno non ce l'hanno da nessuno e non mi sembra una cosa, diciamo, corretta, soprattutto per queste persone. Dico, quello che voi avete visto comunque è una cosa sbagliatissima. Io capisco che la forza dell'ordine deve arrivare, ma deve arrivare comunque con una maniera molto, molto amichevole. Invece no, per come loro raccontano che sono arrivati, cioè tutti assieme hanno cercato di entrare nelle case e fare mandare via queste persone. Io c'è la mia rabbia, è che non è giusto che in presenza dei bambini loro facciano così. Non hanno avuto nessuna pietà. Io quello che dico soprattutto è irresponsabile, che non si fa uno sgombero così.